Ciao a tutti, in questo video vedrete l'intervista fatta a Clio durante la tappa di Milano e dopo una mia piccola opinione sulla sua collezione. Spero a tutti che vi piaccia e un grosso bacio. Seguite il video, ciao! A parte il fatto che tipo, verde è uno dei miei colori preferiti insieme al blu, volevo due colori che si abbinassero bene con le palettine, quindi volevo comunque abbinarli. Quindi ho deciso di fare il verde per quanto riguarda Mimì, prendendo i suoi occhi, mentre per Oscar di prendere il grigio per quanto riguarda il suo pelo. E poi sentivo proprio nell'aria che c'era questa voglia di avere un grigio puro, rispetto a, cioè è andato tantissimo di moda il marroncino grigio, il taupe per un sacco di tempo, quindi comunque avere un grigio puro era una delle cose che volevo avere, insomma. Beh, ottima scelta dei colori, sono approvati. Grazie! Soprattutto il grigio, se fosse servito. Tu vergogni, tu hai messo il verde, ma io avevo il verde a Bologna. Ah, quindi fino tutto al contrario. Fatelo. Eccoci qua. Poi mi allargo. Ma dopo questa collezione tu butterai un po' nella nail art? Io sono ciompa, io non sono capace. Ma neanche potrei fare la nail art per la mano destra, per la sinistra la lasciamo un minuto. Non riusciamo a convincerti in qualche video facile, visto che nella tua panelca devi scendere in video facile. Sono delle cose che mi piacciono, ma appunto io con la destra più o meno riesco. Il problema è quando devo mettermi a fare la sinistra non sono capace. Beh, dopo due o tre volte che provi alla fine verrà qualcosa. Ma tu anche tu hai detto un po' l'inizio. E certo, per forza. Allora sai che tu me lo dici. Ok. Pensavo che ci hanno dato, rannate che ci abbiamo già parlato a sinistra. No. Allora, la prima volta ti viene male, la seconda volta ti viene male, la terza male, la quarta cominci a imparare. Io non ti dico di fare un petalo di un fiore però anche solo un puntino. Il puntino c'è qualcosa male. Io tipo vedevo le lignette, queste cose qui che per me sono possibili. Secondo me ti devi buttare, ci conto. Va bene, non ci provo. Dirai, manda, guarda, ho fatto questa, dimmi com'è. Ci provo. Ok. Ciao. Ultimo argomento velocissimo, collezione Pupa. So che ormai sarà invasa dalle review, collezione Clio, scusate, della Pupa, sarà invasa di review, volevo dirvi la mia velocemente. Allora, qua nel box vi metterò gli swatch di un'altra amica che conosco che ha fatto praticamente gli swatch della collezione. Questa è tutta la collezione che mi è arrivata di Clio, vi dico, onestamente, bella, ma io mi aspettavo qualcosa di più particolare. Diciamo che è una cosa che possono utilizzare e mettere veramente tutti, perché i colori sono proprio colori della quotidianità, la matita è della quotidianità. Io mi aspettavo qualcosa di più estroso, nel senso che mi aspettavo una cosa classica più quel prodotto particolare. Non è stato così, però comunque non si può dire che non è una bella collezione. Personalmente io le cose che comprerei la base occhi è in questa scatolina qua, è in questo packaging qua e è di questo colore qua. È molto cremosa, solamente che quando la mettete si assorbe subito e non vi va nelle pieghe, vi fa durare il trucco tantissimo. Vi dico che questo prodotto qua è stupendo, io me ne sono proprio innamorata, vi dico, lo utilizzo tutti i santi giorni perché veramente esco con l'ombretto alle 8:30 di mattina, torno alle 7 di sera che è uguale, identico a come l'ho messo. Quindi questo prodotto è da 10 lode, per il mio punto di vista è da 10 lode, è veramente stupendo. Infatti lo sto consigliando anche a tutte le mie amiche perché non ci vuole, cioè non bisogna truccarsi in modo eccentrico, eccessivo, però chi mette solo un filo di ombretto, un filo di mascara e comunque un filo di matita, questo è stupendo perché ve la fa durare tantissimo. Vi dico, l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il lucida labbra, che è color carne. Aspettate, che è questo qua, color carne, ok? Solamente che è veramente molto 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 lucido e mi è piaciuto tantissimo, infatti lo sto mettendo comunque molto spesso al lavoro perché comunque è un bel lucido, è un bel color carne. La vostra scelta se comprarle o no sono le matite, in quanto è una classica matita blu e una classica matita oro. Poi ci sono le due palette, Oscar e Mimì. Allora, vi dico,
Sono carine, il packaging è molto carino, che è questo qua. Sono carine, poi decidete voi se i colori vi piacciono. Oddio, burla già tu scosso. Se i colori vi piacciono, se i colori sono di vostro gradimento, come vi dicevo, vi metterò dopo nel box informazioni. Ricordatevi, il box qua sotto informazioni, il link degli swatch fatti da una ragazza, così almeno potete vedere direttamente i suoi swatch. Vi dico, molto carine, vedete voi se comprarlo o meno. La cosa che comprerei subito sono la base occhi, senza ombra di dubbio, e il lucido labbra mi è piaciuto tantissimo. Livello smalti anche, perché sono veramente belli. Il livello smalti hanno questi due colori qua. Vi faccio vedere gli swatch, che sarebbero praticamente questi due colori qua, questo e questo, che poi è anche il colore che ho su. Questo copre subito con una passata, questo è meglio farne due. Come vedete sono, aspettate che sennò non vedete, questi due qua sono dei colori molto molto caldi, molto invernali, belli. Vi dico, il grigio ce l'ho su, mi è piaciuto tantissimo, quindi gli smalti straprovati. Vi ho detto un po' come la penso, quindi decidete voi se e cosa comprare. Una cosa, io ho fatto un video di un'anteprima pupa e è piaciuto a tutte, sono stracontenta. Io ho anche registrato gli swatch e un po' di pensieri vari sulla collezione in generale, anche vecchia. Io qua ora vi ridomando a voi se vi interessa, la edito e la pubblico. Se invece, essendo vecchia, la conoscete, siete stufi, non la volete, ditemelo, io cancello il video. Veramente a me non cambia niente, nonostante io collaboro con loro, a me veramente farvela vedere, dirvela, non mi cambia la vita. Lo faccio solo esclusivamente se a voi va e se può esservi utile. Quindi qua sotto ditemi appunto se vi interessa o meno, così so regolarmi se farlo, editarlo o no, perché editare e montare un video ci vuole tempo, quindi lo faccio solo se vi interessa, se non vi interessa lo cancello benissimo. Questo è stato un video molto veloce, un mix, spero che vi sia piaciuto. Come al solito, se avete domande o quant'altro qua sotto, che senza problemi appena posso vi rispondo. Vi dico anche un'altra cosa, ormai gli impegni sono finiti, quindi si ritorna a fare la ricostruzione. Non so se la prossima settimana o fra due ho intenzione di rifarla con tutte le dritte che ho avuto al corso e con tutte le cose che so, quindi si ritorna alla normalità con la ricostruzione. E niente, spero, e quindi aspettatevi nuovi video. Spero tanto che vi sia piaciuto e ciao ragazza, al prossimo video, ciao.